Buonasera, buonasera, bella chat, buonasera Drevamunk, buonasera Gwenfar, buonasera a Gian, buonasera a chi arriva? Daniel, a Matt Goal, stai tornando Matt Goal, buonasera a chi altri è arrivati, insomma, chi c'è già in chat, buonasera, ben arrivati, ci sono le zanzare, grazie a Inot che mi osta, molto gentile da parte sua, buongiorno Zuppettina, come state? Qua è acceso il microfono? Sì, qua è acceso il microfono. Importante, fare le cose base prima. Drunk resta per il terzo mese. Sono 1, 2, 3. Fantecalle re. Cuori, 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 anche a te. Ciao, lì, ho fatto un'altra rima. Pure io. Ah, terzo mese per te, quindi dovresti avere il fumino sulla pipa, vero? Finalmente anche tu hai il fumino sulla pipa. L'abbiamo accesa sta pipa, ci abbiamo messo 3 mesi. Aku, buonasera. L'abbiamo accesa questa pipa finalmente, ci hai messo 3 mesi anche tu a imparare come accendere la pipa. Non vi liberate facilmente di me. Bravo Mad Gold, così si fa. Allora. Questo qua è lavoro, lo chiudiamo, magari. Poi attacchiamo anche, ricarichiamo il cellulare mentre facciamo la live. E poi ci accendiamo la pipa. Io ho già caldo, non vedo niente con la versione scura di Twitch. Penso che io lo vedo sempre con la versione scura, guarda. Penso che bello. Sempre la versione scura io vedo. La versione chiara non la ricordo neanche più. Vabbè, com'è stato? Com'è andato il vostro bel weekend, ragazzi? È stato un weekend piacevole? Vi siete divertiti? O vi siete riposati? Secondo di cosa avete bisogno? Buonasera Teodoro Black. Sì, c'ero già da sabato, ma dovrei rinnovare domenica. Vai a capire le magie di Twitch, capisco. Que noioso, mi spiace, guarda. Ah, dicevo, io sto già morendo di caldo, ve lo dico. Difatti adesso apro la finestra e al diavolo si è sentito un po' di rumore, perché non posso morire tutta l'estate. Non sia timido, venga pure più avanti. E invece si blocchi qua dietro per cortesia, che sennò fulazza. Ok. Ah. È corso troppo veloce il weekend. Cosa hai fatto, Daniel? È stato un weekend di Terraria. Voi state cercando di finirlo, Terraria. Ambulanze e moto sono di casa anche in live. Sì, perché io ho l'ospedale vicino e l'imbocco dell'autostrada vicino. Quindi tra una e l'altra, capito? Tutti i posti dove la gente ha fretta di andare. Sono arrivato all'occhio all'ape, capisco. Ma vi state impegnando. Questo genera sempre dei problemi. Quando si gioca tutti assieme bisogna giocare con gente che ha dei ritmi molto simili, perché altrimenti cosa succede? Che uno si dice, se mi connetto oggi, poi non mi connetto 3 giorni, torno, tutto diverso. E poi uno non si sente parte del mondo che avanza, no? Queste cose funzionano bene quando giochi con gente che gioca più o meno quanto te. A me capitava di giocare ad un gioco che si chiama Tree of Life con Firvon e lui farmava come un disgraziato mentre io non c'ero. Generava un milione di materiali, però ogni tanto avevo proprio l'impressione di arrivare che dicendo vabbè, ok, lui ha giocato per 1000 ore da solo. Sono stati giorni e giorni che io non sono uscito dal recinto perché dovevo edificare, io avevo l'abilità di crafting. E lui di raccolta. Lui andava in giro, raccoglieva tutto, era molto bravo, faceva un sacco di robe. Ma io non uscivo dal recintino, non sono uscito per giorni e giorni dal recintino, sempre a gradare la base. Io ho giocato 2 serie, io sono solo efficiente, capisco. Quando sono entrato sono morto perché mi lagga tutto, ecco. E
E purtroppo i giochi online, guarda, c'è bisogno della connessione. La cosa che mi piace di più di queste dell'estate è fare le live, sapete quale cos'è questa? Questa è la cosa che mi ammazza a me. Generano un caldo che voi non avete idea. Difatti adesso le metterò quando iniziamo a giocare. Prima no. Se io metto questo microfono un po' più in qua, vedo anche cosa succede su quello schermo lì. Non solo su questo schermo qua, ma anche su quello schermo là. Che non sarebbe niente male. Non trovate, amici? Se no, vedo un cazzo. Mi colpo mio se le guide si guardano il porno e mi rubano banda e mi rendo conto. Poverette, ci avranno voglia di porno. Pensate a quando non c'era internet di porno e vedere a comprare in edicola. I modi terrari sono le tombe di Lorenzo con un po' di roba attorno, non capisco, Drevanco. Ho visto il monte di Unnecessary Pixels. Quell'ecomostro che avete fatto, molto bello. Dovete poi darmi i vari link per arrivarci, perché se no non posso venire a vederlo. Io l'ho installato Terraria. Ci sono davvero tante tombe di Lorenzo, capisco. Anche la casa di Lorenzo è fatta di tombe di Lorenzo, urca. Ma avete fatto una casa unica per tutti o ognuno la sua casa? La gente faceva il buffering girando pagine molto lentamente, esatto. Esattamente. E poi pensa, no, che tu vuoi andare a comprare in edicola, comprare il porno, pagare a una signora o un signore il porno. Al momento Lorenzo ospita tutti, va bene. Controvoglia di Lorenzo o degli altri? Io e Sara penso stiamo provando a costruirci la nostra, capisco. Ma chi è quello che... Adesso raccontatemi. Chi è quello che va... Lorenzo è quello che fa tutto? Cioè che fa arma, che fa tutte le robe e gli altri entrano a mincheggiare? Dovete poi fare anche la casa a me, amici. Voglio un bel castello dove governare questa terra. Costruito dai sub. Oltre a 1000 nemici che chiedono casa nei 5 minuti, capisco. Vuoi, ma zero proprio. Io entro, salto e laggo, non farò altro su Terraria. Sicuro che farma sono io, dice Zuppettina. Ok. Ho capito, niente castello per me. E niente, vabbè, pazienza. Non verrò a sedermi sul mio trono nel mondo. Lorenzo è quello che vengono e muore, gli altri farmano, capisco. Parliamo male di Lorenzo stasera che non c'è. Non ci sei, Lorenzo? No. Sbarrini è partito a 1000 a caccia di boss. Lorenzo cerca di giocare serio, ma prendeva cose di 3x2 e io morivo e rubavo il loot degli altri. Capito? Almeno viene a dirigere i lavori, Paolo. Minimo, va bene. Va bene, va bene. Allora, dai. Tra l'altro, devo ancora attaccare il gamepad in tutto questo. Vedi tutto il gamepad. Buongiorno, signor gamepad. Lei è utile se l'attacco, se non l'attacco non serve un cazzo. Buonasera al Dart, buonasera Fras. Buonasera a tutti. Sto già raccogliendo il marmo necessario, va bene. Allora, se io clicco qua e poi clicco di qua vedo anch'io, poi di qua vedete solo voi, di là vedo anch'io, ok. Che partita c'è e a quant'è, amici? Aggiornatemi sulla partita. Se vuoi la guida in Terraria, è grave la cosa? No,
No, mi sembra non sia grave perché tanto non vede niente, non fa niente la guida. È solo il tutorial, no? Salve, salve, salve. Allora. Il santo addolorato degli Stender, vado qua a cercare questo signore. Ah sì, mi ricordo che andavo a cercare questo signore. Ma oggi è la giornata delle 1000 missioni secondarie. Notizie sono partite, mia madre ha parlato. Francia-Belgio 1-0 e sta per finire. Non ho capito tua madre cosa c'entra sul fatto che tua madre abbia parlato. Non è in casa per una porta di mostri, ho lasciato morire fuori. Buongiorno. Allora, io volevo fare questo, non questo. Recupero, recupero. Lei c'è un male sconosciuto, signorina, signora. Sarà uno di quelli che non mi aprivano, sicuro. Qua c'è gente che sta bene, molto bene. Qua c'è sempre quello che c'ha le mie cranie e quello che non mi apre, finché non ci ho fatto scelazione 3, qua non siamo ancora andati. Va bene. Qui abbiamo un altro assassino. Scegli cosa fare con l'orologio di Jack Gillingham. Riportalo a un parente, vendilo a qualcun altro. Io voglio riportarlo al parente di sicuro. Questa l'abbiamo già fatta. Perfetto. Recupera collana persa da Seymour Fishburne, che abbiamo già curato. Perfetto. Seymour Fishburne. Devo andare da tutt'altra parte del mondo. È vero? La risposta è sì. Bella questa cosa che torna sul nascondiglio. Non si ferma sull'altro fare, va bene. Allora, io devo andare in là. È giusto, devo andare in qua. Dritto per dritto. E poi possibilmente attraversare sto ponte. E andare dall'altro lato. Dritto per dritto. Non si passa. Ma di qua si passa invece, eh. Di qua si passa e si va di qua, perfetto. Essendo noi passati di qua, dovrebbe essere davanti a me. Recupera la collana persa, Seymour Fishburne. Ma lei è sempre qua? Dove l'ha perso, signor Fishburne? L'ha persa tipo qua dentro. O qua dentro, qua sotto. Sento un cazzo. Ah, questa è la casa del tizio. May I come in, please? Of course, Dr. Reed. Non volevo entrare qua dentro. Perché in realtà era più in qua, giusto? O era sotto? Ma io sotto come ci arrivo? Passando da qua dietro. Chi è questo? Seymour Fishburne. Che vorrebbe la sua collana. È passata la Francia. Francia in finale, va bene. Niente Belgio. Ma io devo scendere qua sotto, secondo voi? No, devo andare sotto sotto, entrare in un tunnel, secondo me. Devo andare qua sotto e cercare l'ingresso di un tunnel. Giusto? Mi sembra sensato quello che ho detto adesso. Questo vi sembra l'ingresso di un tunnel? A me sì. It's
locked. Questo è chiuso a chiave. Da Seymour per la mia amata madre Stella. From Seymour to my beloved mother Stella. Fishburne, that sneaky bastard. Dalla sua madre Stella o dalla Seymour Fishburne? Ma lui cosa ci aveva chiesto? Scusatemi. Ah, dettagli. Secondo quanto ammesso di aver perso la cosa che regalo a sua madre, se può essere di aiuto a calmare quell'uomo, forse deve provare a trovare il regalo perduto. Però non ho capito dov'è lo sneaky bastard. Grazie Andrix, sesto mese per te, quindi è accesa meglio la pipa per te. Sei che è maggiore di 3, ma per noi Paolo è sempre minore di 3, va bene. Dov'è il problema di questa collana? Io non proprio tipo sciocchiamo. L'ha messo e l'ho perso. La collana che voleva regalare a sua madre. Se può essere d'aiuto per calmare quell'uomo, forse devi provare a trovare il regalo perduto. E perché ti inquieta il fatto che abbia perso la collana? Perché c'era un cadavere qua. E quindi cosa dovrei dedurre io da questa cosa, amici, secondo voi? Cosa dovrei dedurre io da questa cosa qua? Parliamo con Seymour. Mister Seymour, dov'è? Qua dietro queste casse. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah, yeah. Ho trovato il regalo e i cadaveri. E quindi? I have retrieved the gift for your mother, sir. Great. Give it here then and take this for your trouble. I also found the corpses. The ones under which you left the necklace, Mr. Fishburne. Ah, so that's where I left it. I can be a bit stupid sometimes. Voglio cercare di capire. Ok. They were just there. It happened. That's all. You're not a mindless animal, Seymour. Surely you have something to say about it. Ma questo è un assassino così a caso. Speak up and I will listen without judgment. Could be right, Dr. Reed. Maybe it'll do some good to confide in a gentleman like you. You being educated and all. Tell me about your victims, Seymour. Who were they? Why them? Is there a thing? Why should they be? They just kept getting on my nerves at the worst times, that's all. You feel nothing, do you? No empathy for your victims. No, sociopatico. You seem pretty calm yourself, don't you? We're not talking about me. That right? Well, our calm's the only thing we have in common. How many? How many victims? It's not like I keep records. It happens when it happens. Lei non è proprio... è un po' pericoloso, signore. All those people, all those lives extinguished. I take no pleasure from it. Just gives me peace. Stills the anger. C'è dei problemi, signor Fishburne. Don't you think you should seek help? Talk to someone you trust, someone who cares about you. No. And don't dare speak about me to your colleagues either. Keep your mouth shut tight. Especially about my mum. This rage you feel. Have you ever been able to control it? Resist it? I tried. For my mum. I tried for her. Telling the truth made me feel better. For a while. Scusi, ho sbagliato. Why is your mother protecting you, Seymour? I'm a son. She's the only one who knows me. Sometimes I think she knows me better than I know myself. I understand you love her. But can't you see the awful situation you've put her in? Do you think my mum would have a better life if I were dead? She seems so sad to know me sometimes.
La morte è una punizione adeguata, dottore. Non è che può fare l'assassino tutta la vita. No? Buonasera Lorenzo Wiss, intrepido morente, esatto. Mi hanno detto che è una vita breve ma intensa in Terraria, lei. Va bene che me ne freghi più di tanto di lei, signor Fishburne, io sono a far dell'altro. Understand your mother's situation. Obtaining justice at the price of betraying her own flesh. It's quite a dilemma. It might be my mum's wish that I end up swinging from a hangman's noose, but she wouldn't want to be the one who ties a knot around my neck. Goodbye, mister. Arrivederci, andiamo a parlare con la mamma, va. Indagine riuscita. Mi ha raccolto una collana. Signora? Evening, Mrs. Fishburne. Signora, May I come in? Of posso course. entrare? Permesso. Tutte le mie scarpe, signora? What can I do for you, Doc? Allora. Tell me about these demons. Seymour needs your help to fight. Ricordiamo che la signora è nuda sotto il Seymour used to cappotto, be such a happy child. And he is still a helping son most of the time. But when he gets angry, he can hardly contain his rage. All men and women are born innocent, Mrs. Fishburne. But there can be a monster within any of us. Do you think he can be cured, Doctor? Do you think something can Non so come si è messi a psicofarmaci nella Londra di questi anni. La mente umana è un mistero, la giustizia e la cura è pienamente responsabile. La mente umana è un Science has mistero. only just begun to investigate the mysteries of the human mind. Currently, we have more assumptions than fact. There ain't no hope then. Somehow, somewhere, my son has turned into a monster, and nothing will bring him back. Mi sa di no, signora. Stella, I know you are ashamed of your son's crimes. So why do you protect Seymour? I can't report my own Beh, son. il man più stupido del mondo. Not a burden I could bear. Burden? How do you mean? They'd hang him for sure. I won't send my only son to his death. Buonasera, una ragazza qualunque. Ben arrivata. Buonasera, Gabriel. Buonasera, Miss Leopard Freak. Oh, guarda che si vede. Bentornata. Mi ricordo di lei. Noi ci siamo conosciuti nel live di Mattie. Non può proteggere per I sempre. understand your pain, but you cannot Signora. bother him forever. If someone ever found the courage to speak to the police, I will take my share. Suo figlio è un assassino, lo Your son has sa. gone way beyond simply bullying people. He has a taste for blood, and you know it, don't you, Stella? One night, he told me straight up, in his own words. It was several days after one of his episodes. Mi ricordo tutto io, Miss Leopard. Tutto mi ricordo. Did Seymour tell you everything that night? More than I could stand. The words he used to describe his hate, his rage, how he feels when he's done it. Capito? C'è cioè, parlare con uno psicologo, però. Why did he confess? Did you suspect something? No. I guess he wanted his old mum to help him fight his demons. Capito, però. Che dobbiamo fare, signor? E però, che dobbiamo fare? Signora. Che Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. facciamo, signor? Tu signor se lo sa. Sono ragazzi, esatto. Mi hai sbloccato delle altre domande? Rivederla. Vabbè, una missione l'abbiamo fatta. Missione successiva. Tributo alle vittime di una zona dove è scoppiata la bomba. Ah, dice di apportare le bottiglie di gin a Tom.
Tra l'altro Tom è orrendamente... Non Tom, perché Tom è stato arrestato tempo addietro. Allora, io sono qua, sono giusto? Sì. Incredibilmente sono anche giusto. Devo andare in una direzione non che non è questa, chiaramente. Devo passare di qua. Apriamogli il coso. Apriamo la scatola. Recupera gli scellini. Di qua non me ne faccio un cazzo, però, perché sto coso non mi fa passare. Vabbè. Passo dall'altra parte. Ho capito, passo da dentro. Sono passato da dentro. Non c'è problema, no? Poi passo di qua, qua c'è gente bruciata. Di qua è da dove sono arrivato prima. Questa è chiusa. Ma io non dovevo passare di qua. Ma porca. E niente, ho sbagliato strada. Ho sbagliato strada. Grazie per il follow, Leopard. Ma non avevi ancora fatto il follow dopo tutto questo tempo? Ma credo che una sera io e te abbiamo giocato anche a Overwatch assieme, lo sai, Leopard? Assieme a Shaker Gatti, può essere. Non avevo ancora meritato il tuo follow, Leopard. Non l'avevo ancora meritato, chiaramente, il tuo follow. Ok, qua c'è la taverna de mi nonna. Qua c'è l'ubriaco, grazie signor ubriaco. Welcome back, Doctor. Bentornato. Il suo magazzino non era vuoto, You dottore. lied to me, Tom. Your warehouse wasn't empty. Cos'è, It was McRoger? crowded with armed vigilantes. I'm sorry, Dr. Reed, but I thought those Prewin guards would be willing to let someone like you pass without trouble. E That was invece. devious of you, Tom. Next time you can bloody well go yourself. I apologize, Doctor, but it's just that I prefer to avoid the law, its Ho capito. enforcers, and all manner of thugs in uniform. È pieno di alcol. Here is your booze. I hope it will appease your customers. Just try not to Voi drink avete giocato too assieme, mi much. ricordo, vedi? See, you know, Vedi che mi most of ricordo. my customers are less agreeable when sober. Ok, dettaglio, suo arresto per tentato Tell me about omicidio. your arrest for Mi attempted dica. murder, Tom. I tried to kill someone. Got arrested. Paid my debt and I have nothing to hide. Buonasera, termosifoni e signori ospiti di termosifoni, benvenuti. Che ha fatto in Do you carcere? think prison changed you? Made you a better man? Oh, I don't know about that. All I brought back is bad memories, scars, and an ugly tattoo of a blue turtle. But do you feel cleansed of your sins? All I know is that I'm at peace. I did what I did, but I wouldn't do it again. Does that Vabbè, make me a better man? meglio che niente. I don't know. So you mean your customers know about Yeah, why do you think this is the last pub open? I have nothing to hide and I don't judge. That's a relief for many round here. Capisco la sensazione, signor Tom. You attempted murder. Give me some details. Vedi anche Was te hai given an fatto. order? An order to kill. I was an obedient gang member at the time. A proud wet boot boy. Ah, vedi? Why did you join the gang? Because I finally felt useful. Do you have any idea what it means to feel respected when the rest of the world shits on you? So you were ordered to kill someone. What happened then? I don't know if you can possibly understand, but I couldn't kill him. No, io non ho I problemi a just stood uccidere there pointing gente. my gun. Someone saw me. I gave up. Why couldn't you shoot?
My target was eating in that fancy restaurant with mirrors and music. He was eating, drinking, laughing. He was having such a good time. I hated him for his bottomless appetite, an easy life of easy pickings. And then something happened. You refused to kill him because you wanted to feel some of that happiness yourself. You empathized with him. Exactly. The man was a bloody landlord who rented overpriced flats. A selfish bastard. But he made me smile. And I was no different from him. Capisco il problema. Why not leave town and start a new life after you got out of jail? I grew up in the East End. This is where my roots are. This is where I want to help others and die eventually. Chissà perché. Don't you feel threatened staying in such a violent? Perché la gente anche in altro posto ha bisogno d'aiuto. With my violent past, Dr. Reed. Mi inchieda sempre sta armadio dietro deformato. Do you think the docks will always be a hive of scum and villainy? As long as poverty and fear run the show, I don't see how it will change. Misery loves company. Capisco. Goodbye, Mr. Watts. Arrivederci, Mr. Watts. Seconda missione fatta. Poi, terza missione. Il manifesto lo facciamo dopo. Come up with the grave diggers. Va bene. In inglese quella. Individuo la zona dove è scoppiata la bomba. Dall'altra parte del porto. Vediamo se ce n'è un'altra, più vicina. Prendi i manifesti del mucchio. Mi carica la mappa, non me la carica, non me la carica. Adesso me la carica. I manifesti del mucchio sono sempre dall'altro lato del mondo. L'orologio di Jack Gillingham. E la signora Enid Gillingham, quindi vorrà l'orologio di Jack Gillingham. Eh sì, dai. Ah, era quello ammazzato le gang, ma è sempre qua al posto. Ah no, ma ho sbagliato, questo qua è la missione principale. Che idiota. Quella di là, va bene. E questa di qua. Ah, questa qua è aperta, individua... Dove è scoppiata la bomba? È scoppiata qua in fondo. Questa è l'ultima che facciamo. E questa? Sempre qua in fondo, perfetto. Un'altra che facciamo dopo. Boh, andiamo a far questa. Venga, venga. Allora, questo qua era quello che era stato ucciso dalle gang, che hanno detto, ah, ma è stato ucciso da altra gente, invece era stato ucciso da Wet Boot Boys, sal cazzo. Alle mie spalle in fondo, alle mie spalle di qua, eh sì, proprio di qua. Non volevo far questo, ma vabbè, lo stesso, mi sono curato. Faccio così. Faccio così. Ah, ma il problema è che io devo passare di qua ed è chiusa. Quindi devo fare tutto il giro, va bene. Gatto sul tubo, grazie dell'hosting. Benvenuti a quelli che rimangono al gatto sul tubo a vedere il nostro signore in giacchetta che fa missioni. Appena capisco dove cazzo devo andare, peraltro. Che finché non capisco dove cazzo devo andare è più difficile. Questa è chiusa. Come si cazzo si passava di qua? Co-
Come si va in quella direzione? Forse da sopra? Si passava da qualche parte da qua sopra? Di qua direi di no. Di qua direi di no. Di qua è tutto chiuso. Di qua. Non c'è nessun passaggio di qua. Qua era il coso del porto dove c'erano le robe del tizio. Qua c'è una cassa, va bene. È un problema, dottore, ad andare fin di là. Lo sa? È un problema notevole. Qua dove sono arrivato. Lì devo andare qua a destra, ma quello lì sarà chiuso. Questo è chiuso, quindi devo passare da dentro. Qui c'è una porta. Sì, qui è giusto. Qua noi non siamo ancora stati. Questa non si apre. Passo sotto. Siamo così. C'erano due tizi qui. E va bene così. Una serie di casse, un postaccio, un altro postaccio, una serie di postacci, uno presso l'altro. Aia! Sia buono lei! Recuperiamo del sangue, va. Bella la vita, va.
Vicinanza del rifugio notturno. Ma io adesso non vorrei andare al rifugio notturno, se non le dispiace. Dovrei andare dritto di qua, perché dovrebbe esserci la porta che mi fa fare evitare tutto sto giro. Dovrebbe essere da queste parti, giusto? Tipo qui. Ok. E una porta l'abbiamo sbloccata. L'altra porta era in teoria lungo questo muro. Più sentite dei gatti del Dart, ma invece della mia quella di Jules temi un intero genere umano, capisco. Capisco, capisco. È un po' che non ti vedo fare live il Dart. Come mai? Ok, qua c'è l'altra. Vedi che... Manifesto contro i vampiri. Quale sarebbe il manifesto contro i vampiri? Non c'è, è scomparso. Ah no, abbiamo raccolto i manifesti contro i vampiri, ok. Chi è lei? Buongiorno. È un periodo un po' incasinato, come mai il Dart... Guarda, questo orologio non mi interessa, grazie. Young man, do you require medical attention? I'm perfectly fine, thank you. È vero, lei sta bene. Why not try seeking help instead of peddling your worries? I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum. Heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that. Oggi arriva la nuova gift di Paolo nel gruppo Telegram dei sub. Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Ecco. Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the wet boot boys like so many others? No, grazie. Ne ho già abbastanza da gestire. What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since the sun died. Dov'è questa donna? Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. Capisco. I don't suppose you know what happened to her son. Jack, rumor has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. What can you tell me about? Not real. Arrivederci. E qua c'è la signora. Buongiorno signora. Non è vero signora, il mio interfaccia mi dice che lei è malata. I think I should come in, miss.
I'd like to check if everything is okay, what with the epidemic spreading across London. Permesso, signora. How terrible. I had no idea. Ecco, si è rincoglionito. Please do come in, doctor. You are a doctor, yes? Sì, signora, sono un dottore. Allora. Rodney, ho appena saputo quello che è successo stanotte. Sono corso a casa tua, ma te ne hai già andato, quindi scrivo questa nota. È vero che l'hai ucciso? Non riesco a crederci. Perché? Cos'è successo? Davvero ho bisogno di parlarti adesso. Per favore, trovo modo di contattarmi quando riceverai questo messaggio. Dato che so quanto può essere prudente, per dimostrarti che questa non è una trappola, useremo un codice quando ci conterremo. Fischierò il mio nome, Jack, in codice Morse. Tu fischierai il tuo, va bene? In questo modo saprai che sono davvero io. Per ora è un bene che ti stia nascondendo. I Wet Boot Boys hanno invaso ogni angolo del quartiere. Dichiarano che puniranno l'uomo che ha ucciso uno dei loro. Sono sicuro che riusciremo a trovare un accordo per sistemare tutto una volta che le acque si saranno calmate. Quindi non è neanche lui che ha ucciso il tizio. Bravo, una vita di scellini, signora, non le servono, eh. Mi dia retta, sta meglio, sente, signor. Adesso le do la medicina, signora, aspetti un secondo. Qui c'è dei componenti chimici nel baule. Mi servono a me. It's locked, all right. Questa è chiusa a chiave, signor. Non si chiudono a chiave le cose. E se poi vengono i ladri e non trova niente, eh? È pericoloso. Mattia, buonasera, ben arrivata. Dottor Tippett, non sono il dottor Tippett. I told you my name is Jonathan Reed. Signora. Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, doctor. Va bene, Enid. Non ci siamo mai visti, signora. Enid, have you really no idea what happened to your son? Come stai, Mattia? I've not seen Jack for so long. I lose track of time. Something bad happened. Jack si prende molta cura di lei. Good care of you, Miss Gillingham. He does indeed. My Jack is the best son a mother could ask for. Signora, ma devo davvero dirle che suo figlio è morto? Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. No, signora, suo figlio è morto. Signor. I do worry that he needs to start living his own life. I would never say that to him, of course. Signor. Who are the more influential figures on the docks? Io tutto bene, grazie. Some terrible illness going around. Gliel'ho appena detto io, signora. That it's you, Dr. Tippett. Dottor Tippett, va bene. What can you tell me about this part of town? Oh no, I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady. Signora, lei è adorabile, ma suo figlio è sempre morto. C'è il mal di testa e si piglia un cordiale, signora. I must confess I haven't felt that well of late. Tenga la medicina, signora. Here, take this. And please try to get some rest. Thank you, doctor. Thank you very much. A posto. I found this watch. It was a gift from you to your boy, wasn't it? I think it should return to you now. Oh, I remember. Yes, I recall the day I offered Jack this watch. Oh, it was such a beautiful day. Thank you, sir. Trinkets and possessions help us remember the past. Promise me you'll not lose it. I would never lose anything that belonged to Jack. Why don't you take this, Dr. Tippett? Please. Non sono il dottor Tippett, signora. Vabbè, 50 scellini. E signor, però suo figlio è morto, lo sa? Enid have I've not Jack. He does it. Is anyone? My son. Vabbè. Goodbye, Miss Gillingham. Miss Gillingham. Piccola storia triste della signora Gillingham. Questa mi sa di chiusa. No, era aperta. Perfetto. Recuperiamo un po' di cianfrusaglie che poi ci servono per il crafting.
Ok, adesso dobbiamo attaccare i manifesti, giusto? Perché questa è conclusa, quella è conclusa. Attacca 5 manifesti sulla strada del porto degli stand. Brucia tutti i manifesti. Meglio te li attacchi i manifesti, ma che me frega a me. Dove devo andare? Davanti a me c'è una strada. Non è tanto vero, ma forse di qua si passa per andare al di là dove c'è la strada. Ah, qua c'è una cassa. Ah, qua forse farmi i cacchi della signora. Probabilmente devo andare sotto, vedere che ha qualcosa da nascondere. Allora, aspetta che arrivo. Signora. Ciao ragazzo qualunque, a domani. A quando la prossima live, Mattia? Boh. Forse no. Forse no. Forse adesso che non è più sulla poltrona. Arriverò in tempo a vedere la signora che fa qualcosa. Mi ha chiesto se mi sono perso. Ma si faccia i cazzi suoi, lei? Allora, questa qua è la via dove devo attaccare i manifesti. Un manifesto l'abbiamo attaccato. Mi scusi, avvocato. Posto a posto. Sei metri, ok, sono questi. Non so, un po' pirla secondo me, ma va bene lo stesso.
facciamo così e via. Ci sono un sacco di pretozzi in questi posti. Scusi, devo informare la gente che ci sono i vampiri. Se lei sta lì, io non posso. Posto? Uno solo era. Questo fesso girava da solo. Facciamo così. E via. E buonanotte Gabriel. Domenatina live. A chi spara? Mi spiega chi sta sparando. Domani mattina live. Cosa disegni di bello domani mattina? Per chi non lo sapesse, Mattie è una streamer di Creative. Brava anche. Voi magari non lo sapete, ma è così. Ora lo sapete perché ve l'ho detto. E non potete più dire: ah, ma io non lo sapevo. Ve l'ho detto, quindi lo sapete. Giusto. Tarros, ben arrivato. This poor man has just been slaughtered by a vampire. The boss. E niente, il saltino sempre lui, eh. Che leppa. Oh, che leppa che mi ha dato. Ah, è qua dove ero prima. Oh, vedi che tutto si collega. Oh, va come si collega tutto bene. Chi è questo? Tartrato di ferro. Ma è proprio quello che mi serviva, ma è il tartrato di ferro. Stavo dicendo, ah, trovassi un tartrato di ferro. Mi scusi, ma devo rigenerare il sangue. Ah, che bello stordire di più. Vabbè, questo è molto facile. Sì, sì, me l'avete già detto, io posso beccare col paletto, ma devo beccare il momento giusto. Non l'ho mai beccato il momento giusto. Me lo diceste, me lo ricordo. Mi ricordo del paletto. Una barca. Un cantiere navale. Luogo dove si costruiscono le barche. Tanto lootiamo un po' di roba che schifo non fa mai a lootare. Allora, ferra porto Ichabod Throgmorton. Va bene, vado a far rapporto a Ichabod Throgmorton. Ma prima scendo qua sotto. Qua sotto sono già passato. Sono passato sotto prima da qua. Ma guarda,
Che cazzo è che parlava? Il boia di Priwen. Scusi, signor boia, io voglio assolutamente andare a malmenarla. O a parlarle, non so quelle delle due. A occhio direi malmenarla. Va bene. E devo andare 96 metri in quella direzione là. Questo signore nota la guardia di Priwen. Posto secondo la guardia di Priwen, di recente alcune nostre sentinelle hanno notato la presenza di un tale Ichabod Throgmorton vicino al porto di Stende. Probabile che lo vedrete fare a ronda di notte. Dichiarano di essere uno specialista dello sterminio di vampiri. Quell'uomo è un impostore. Non è nemmeno un vero truffatore, dato che non chiede denaro per il lavoro che fa. Ma è chiaro che non hai idea di cosa stia parlando. Se mai vi contattasse per una caccia congiunta per collaborare, digli no e lasciatelo andare. In una battaglia con le sanguisughe, quell'uomo non è altro che un peso morto. Va bene. Guardi, collaboro io col signor Throgmorton. Ci collaboro io col signor Throgmorton. Magna del coso. Qua abbiamo trovato un'altra casa con dentro delle cose. La porta è stata sbloccata e se c'avevo bisogno di sbloccarla sta porta. Qua evidentemente sentivo il bisogno di sbloccare questa porta. Giusto? Scellini, scellini, grasso lubrificante. Sono nella direzione errata, devo andare in quella direzione là. Per dire. Devo andare in questa direzione qua. Ma è vero? Dritto davanti a me? In teoria? Questo è chiaramente il rifugio notturno. Questo è chiaramente il rifugio notturno. E però dovrebbe essere da ste parti sto signore. Dove si è ficcato? Sto fesso. In teoria di qua. Però di qua dove? È davanti a me, ma non lo vedo. Come cazzo fine ha fatto? È finito sotto? Perché qua vedo dei segni di sangue. Qua vedo gli orribili segni di sangue. Qua ho sbloccato un nascondiglio e mi sta bene. Rifornisci tutto.
Non voglio dormire. Posso fare delle medicine contro tipo la tosse. E possibilmente anche la nevralgia, già che ci siamo, giusto? Ah, e poi posso magari voler upgradare le armi, se mi è concesso. Tipo la clavotta qua. No. Questo coso qua, manco per le balle. Questo coso qua, manco per le balle. E la pistola? La pistola sì. E migliora. Allora, in teoria abbiamo il danno inflitto, il tempo di ricarica, il danno inflitto, il tempo di ricarica. Danno inflitto e danno inflitto. Grazie, faccio dei danni. Aiuto, quanto mi spammi. La clip lì è molto bella, la clip, quella della rotonda. È una clip molto bella. Sono d'accordo con una clip molto bella. Però ti giuro che non so dove devo andare. Vi giuro che il signor Throgmorton, non so dove cazzo sia. Vabbè, andiamo a parlare con la signorina qua, Dawson Manufatturiere. Buongiorno. Buongiorno signora. Bello. Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. Ma veramente? Ma manco tanto. You speak of strikes and class enemy. Am I right? You bet I am. Well, I was. Right. Blacklisted by the big companies. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they got me. Lei sta bene, lei sta bene. Your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. Signor, non è cambiato niente negli anni. A posto. What can you tell me about this vicinity? Tell you what, just spend a few weeks here and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. Wait, signora. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Oh, your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. Ma signora. Oh no, Miss Paxton, you really don't know my kind. You have no idea who I am. C'ho un cazzo, signore. Okay. No need to get all worked up. If you have something to say, say. Il cappello suona tantissimo, ma avrà trovato quello, capito? Chissà quale morto l'ha rubato. Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, doctor. Giselle Paxton. May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life?
Signor. I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Of course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. Vabbè, signora, poteva farsi un alleato, invece ha rotto il cazzo. Arrivederla. Faccia il cazzo che vuole. Faccia il cazzo che vuole, signora. Signorina col cappello. Vanno forti i cappelli in sta zona. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Buongiorno. A fancy doctor lurking at night by the docks. Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town. You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Ah, sorella. Signora, lei sta bene? Sta bene. Le signore Paxton stanno bene. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself. Si preoccupi di me. Back, Mr. Reed. Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Mi so difendere, signorina. And if you get into trouble, you can always seek help at Sean Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. Ah, e dov'è? You really think I should go back to a safer place? No. I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Adesso ci occupiamo anche di quelli, non si preoccupi. Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. He gave me shelter, and he's not always sad. Okay. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. Okay. E dov'è? I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Goodbye, Miss Paxton. Arrivederla. Lei non è stata molto utile, signorina. Qua c'è una scala che scende, qua c'è una roba chiusa a chiave. La bomba è esplosa appena dopo l'alba di fronte alla fabbrica di munizioni Dawson & Dawson, il datore di lavoro principale del quartiere. La detonazione ha rotto tutte le finestre della zona. Un miracolo che siano morte solo due persone nell'attacco, ha confermato il sovrintendente capo Alexander Brighton. C'è solo una cassa, davvero? Ah, vedi? It's locked. Questa è chiusa. Qua su. Lì c'erano dei posti dove dormire, magari. Yeah.
posto pieno di roba. Due scellini messi di così. Un'altra cassa. A posto. Scenda. Permesso. Permesso. Sean Hampton, l'abbiamo trovato. Vedi che l'abbiamo trovato in fretta. Aveva ragione la signorina, lo troverà molto presto. Perdonami Dio, per quanto sto per confessare, alcune volte vorrei non aver mai salvato Tyson Delaney dall'annegamento quando cade nel canale. Ecco, l'ho detto. Ti prego Dio, perdonami, sono solo un peccatore. Tyson potrebbe essere il caso più frustrante con cui abbia mai avuto a che fare da quando ho aperto il mio rifugio negli stand. Per anni ho provato a capire come mai quest'uomo mi irritasse di continuo in modo così intenso e penso di aver capito il perché da poco. Tyson ha smesso di combattere, per sempre. Ho incontrato così tanti alcolizzati nella mia vita, donne e uomini, ricchi e poveri, giovani e anziani. Ho assistito alle loro lotte interiori con i demoni, il passato, il senso di colpa e i fallimenti che li attanagliavano. Qualche volta danno un nome a questo male interiore che hanno, qualche volta non sono mai riusciti a riconoscere la causa reale della loro disperazione. Ma nella maggior parte dei casi per queste persone bere è un modo per continuare a combattere. Certo, è un modo di combattere inutile e distruttivo, ma almeno questo annientamento di sé significa che qualcosa li fa soffrire, che lottano ancora contro il dolore che sentono così profondamente. Persino un alcolista grave come William Bishop ha continuato a combattere la sua dipendenza e a chiedere la salvezza, la luce di Cristo. Finché vogliono vedere questa luce si può avere speranza. Tyson Delaney non ha più speranza, non beve per soffocare il dolore, no. Ora sono convinto che beve con scrupolo per la gioia sadica di soffocare ogni speranza. Non so quale sia una colpa peggiore, deliberatamente getterà il vento la speranza del proprio cuore o crogiolarsi dell'orientamento di sé con soddisfazione. Buonanotte, Dobra Freak. Spero di rivederti. Capitano, la posso torturare. Buonasera, animalista. Vado a prendere l'acqua fresca. Abbiate pazienza un secondo, ma fa caldo. Torno subito. Sono arrivato con Gwen che scriveva spammate emote mentre non c'è. E sola ha spammato emote. E niente, siete lenti, esatto. Sono lenti. Sono molto lenti. Daniel ci ha provato, dai. Allora, Mr. Leopold, qua, Mr. Buongiorno. Siamo cambiati molto entrambi, Sean Hampton. It looks like we both have changed a lot. I must confess it saddens me, Sean. Put your faith in the Lord, Doctor. He has a plan for all of us. We may not always see it, but he does. Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Perché è tornato qui? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Wonders never cease. Scowl managing an asylum. And what of you? A vampire doctor. Meals laid out before you. Yet you restrain. Mi trattengo molto, signore. William Bishop. He tried to take care of you. This hunger, this thirst cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but era di buon cuore, ma debole di spirito. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Aren't you afraid of what you've become?
Hai messo una nuova GIF nel gruppo. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. Ok, però beve sempre sangue. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood. Ma lei uccise Harriet Jones. Miss Jones at the Pembroke Hospital. Killed old Harriet. You must be mad, doctor. Why would I do such a thing? So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke. Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. But you were close to her. Of course. La messa, ok. Separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. Lei non mi convince molto. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Va bene. Sono curioso. Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I surrender myself to your judgment. Va bene. Good chat later, Dr. Reed. E niente. Entra nelle fogne per scoprire il segreto. Di Sean Hampton. Tom Morton è qua. È mezz'ora che la cerco. Dr. Reed. I put up your public service announcement. Hampton con quelli ricchi, esatto. Ma sono due, tutti dei cognomi che citano qualcosa. You may not realize it, but you saved a great many lives today. Do you really think they could be useful? See the sad saint of the East End? How a single man. È un povero fesso, però morto. Buonasera, Seord. Chi è? Alexander Son. Grazie per il follow, benvenuto su Unnecessary Pixels. Perché proteggere il rifugio? Why do you consider yourself the protector of Sean Hampton's shelter? He is a truly inspiring example. Dedicated, pious. This shelter is open to all, whoever they are. Most admirable. Lei sa che io sono un impostore, vero? You've never faced, let alone killed, a vampire Ichabod. You're a fraud. No, I'm not. I may embellish the truth concerning my achievements, but I'm totally ci tocca, dedicated to my quest. La smette di illudersi, però. You've never faced a vampire before. Dai, su, trovo un po'. Well, that's not true, sir. I've already faced one of these creatures. Chi è affrontato? And you're still alive. We did not actually fight. I let it go. What do you mean? I entered the vampire's den. The stench was terrible. Mm-hmm. I was ready to kill it. Then I saw it. Suffering soul. Steel versus Twitch, grazie al follow, benvenuto su Unnecessary Pixels. Tell me about the vampire you spoke. Chi hai risparmiato? La finta vampira che abbiamo all'ospedale? Her body was a mess. I could see pus running from the deep wound. She was crying in pain. You cared about her. That's what defines us as human, Ichabod. Yes, but she was a truly evil creature.
I'm haunted by the tragedies she caused ever since I spared her. Va bene. Arrivederla, Ichabod. Posto così. Abbiamo tra l'altro fatto, come promesso, tutte le indagini, giusto? Ma se ne sono generate altre 8.000. Cerca i ladri di Giselle Paxton. Guarda come casualmente sono proprio nel posto dove sto andando. Ma che bello. Allora, passiamo prima sopra e andiamo a prendere, a cercare i ladri di Giselle Paxton. 24, 21, 20 metri. This could be the public house Giselle Paxton mentioned. I should investigate further. Ieri è girato al lato giusto. Faccia così. Posto. Giselle's stolen money. Ecco il denaro di Giselle. Sì, Priwen si finanzia la guerra con i soldi delle poveracce, in effetti. Non è un granché, ecco, mettiamola così. Giusto. Bella la guerra, però. Pure se non la paghi derubando la gente, è meglio. Allora, chi ha... Ah, qua c'è gente. Mi scusi, avvocato. A posto. A posto. Un altro trittico di stronzi. Un po' di robette. Raccolga il raccoglibile. Qui non c'è un cazzo. Qui mi sembra non ci sia un cazzo. E qua c'è una bella porta delle fogne. Giusto. Porta delle fogne. Un bel dungeon. Fogne dell'argine. Guarda che stretto sto posto. Finito lo stretto. Quale orribile boss mi attende alla fine di questa scala? Attenzione. Questa è chiusa. Cinque scellini. So that's it.
These wheels control the water level. E questo alza il livello dell'acqua. Ok, ne prendo atto. Ah, ma io lassù posso andare adesso. Però qua sotto, prima di alzare il livello dell'acqua, magari c'era qualcosa. Giusto? Ma forse anche no. Forse dall'altro lato. Devo scendere di qua. C'è qualcosa di qua. La cassa. Va bene, permesso. Apra sto affare. Ora si può chiudere. Questo posso chiuderlo. Quell'altro posso chiuderlo. Posto. Di qua non si scende, andare di là. E adesso che l'ho chiuso, che me ne faccio? Ah, di qua c'è un passaggio. Di qua c'è un passaggio, ma io devo aprire quella porta. Forse con i controlli questi qua? No. Forse con questi. Non ho visto, stavo guardando l'altro, non ho visto. Non ho visto, non so cosa c'era. Gente morta nelle fogne. Altra gente morta nelle fogne. Ossa attaccate dei ganci. Non sono una bella cosa le ossa attaccate ai ganci. Entra tu, rischio e pericolo. Magna del ratto, va. Stai zitto. Meglio ratti che gli altri. Un altro cadavere. Quanti cazzi di cadaveri ci sono qua? Una porta chiusa. Ah, il nostro amichetto. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again. The one they call the sewer dog. Hold your tongue, you boy, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. E si doveva menare? To respect the laws of Ascalon.
La risposta è sì. Aia. Ecco, beccate questa, va. No. Finito le munizioni. Bravo che è andato via il suo... Aia. Cazzo, mi aveva cambiato le armi. Ecco, prendiamo anche questo. Che cazzo è andato? Là. Prende la mazzata, va. Curati. Morsetto sul collo, eh? A posto. Cos'è? Questa inquadratura mi ha lasciato perplesso, ma bene lo stesso. Posto? Ho detto che c'era un bosco. It's locked. It's locked, è un problema però. Questo potrebbe essere un problema più invincibile di quell'altro. No, di qua devo andare, ok, dai. Ok. Rischissimo, hai visto che rischio?
il Dart. E invece ne siamo usciti bene. Uno scale è scampato alla furia, va bene. Dove stiamo scendendo? Ancora più in profondità, davvero? Ma di cosa si continua? Però allora là c'è un altro affare. Di qua c'era ancora un posto. Una bella mappina, mi piace questa mappina. Anche se qua non c'è un cazzo. Andiamo di qua. C'è una cassa. Buongiorno, signorina. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. Ah, sono i Morlock. No love lost between us, vampire. But thank you. John Hampton sent me here. I believe he wanted me to find. Sono i Morlock. Who are you? If you must know. They call me Old Bridget, and this shelter is. Ma non sei neanche così vecchia, tra l'altro. I'm a newborn, Egon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Egon, but I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. Era. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Skull. Era. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. So is it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. Zils, buonasera. He must trust you if he revealed. Zilch. Sean is a Skull. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am Old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No, Harriet is not alive, but you can speak to her. I must warn you, she is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Far right, in fondo a destra, come il bagno. Grazie signorina. Tra l'altro non le ho chiesto se ha bisogno di cure mediche.
eternal gratitude for your protection, master. Ma non sono master nessuno io, ciccio. È già tanto se so dove devo andare io. E manco quello sempre. Old Bridget says you are one to trust. Se lo dice Old Bridget. Keep your distance, Echo. Aria Jones. Harriet, permesso. Sulla teoria degli Echon, non è una coincidenza che gli Echon siano i vampiri più eminenti e numerosi. Gli Echon rappresentano la vera aristocrazia tra gli immortali e, se posso aggiungere, sono gli unici capaci di restare in cima alla catena alimentare. In tutti i luoghi che ho visitato ho incontrato solo Echon a capo di società mortali e immortali. Gli Echon sono dei vampiri più umani, saggi e istruiti, ma non fraintendetemi, non ho nulla contro le specie più insolite, come ad esempio i Vulcod, che condividono la nostra immortalità. Buona parte di loro si rivela utile se adeguatamente indirizzata verso un obiettivo chiaro. Tuttavia mancano delle caratteristiche più importanti di tutte, la capacità di mescolarsi agli umani senza essere identificati. Pertanto il Club Ascalon accetterà solo Echon del più alto lignaggio come membri. A seconda delle circostanze, i Vulcod potrebbero essere accettati come mastini da guerra o da caccia, fintanto che rispetteranno la nostra legge. Fortunatamente questi nostri parenti inferiori hanno la naturale tendenza a sottomettersi ai loro padroni. Ok. Un campione di sangue, ottimo. Signora, buongiorno, che le devo dire? Buongiorno, Harriet. Yes, you are from the Pembroke Hospital. Yes. Gero, come si vedica prima questa qui? Sì. I have so many questions I need to ask you, Harriet, if you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. Sono d'accordo. Come si sente? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Capisco. È doloroso, mi sembra una domanda stupida, ma facciamola. It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. Each muscle and bone is in the wrong place. Sta poltrona è un prova di texture, però posso dirlo. E si vede tanto, è proprio centrale dell'inquadratura. See if I would be mourned. Signora. Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Signora, fosse stata più simpatica, magari a qualcuno sarebbe mancata. Lo sa. It's always a pleasure to see a saint fall to sin. Won't kill. Una parete che vuol dire in marmo, esatto. Sono d'accordo. This is where I live now. Leave me be. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Mi spiace, Harriet. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. Va bene. Ora domanda importante. Will you answer? Signor Reich, buonasera. Searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital?
Perché capelli lo capisco di più, con... c'è anche la pelle non è bella, ma perché è ridotta male. Non sono Skull. We are similar, but not the same, Harriet. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood. And I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Tra l'altro notate il braccio enorme e deforme. Shadows. Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness, quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. Che è quello che mi ha parlato sul ponte, secondo voi? And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me. What did you say? Lei che gli ha detto? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Volentieri, signora. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Mm. Get to know us, spend time with us, and I may be willing to answer more questions. Chi sei? Your diction, the words. You do not carry yourself like most Skulls I've encountered. True. I'm not like most Skulls. Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Ci sto. Do not betray us. You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Va bene. Perché vivete qui? Why do you live here? Amongst the filth and vermin. Fuori non... Live. Here we hide. What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the guard of Priwen. The Ascalon Club. We are the Sewer Skulls. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. Non mi sembra una buona motivazione, ma va bene lo stesso. How long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. Mi va già meglio con le fogne. Skulls groveling beneath the feet of our makers. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a Skull. I've no idea as to what blood made her. What is a Skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker.
Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. Grazie. I must go back to Shaunhampton now. Your kindness has been ample payment, Ekon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Arrivederci. Adesso una domanda, signorina. Quali frecce? Ah, è una freccia. Quella era una freccia. Che però non portava qua su, forse. O forse sì. Secondo me non portava qui. Allora, frecce. Questa è una freccia che mi dice vai di qua. E poi dopo che sono andato di qua dove vado? Per forza su, perché non ho alternative. Freccia. Freccia, questo è inutile, non c'erano bivi. Mi scusi, non vorrei. Sì. Alla fine ho buttato giù l'uccellaccio a Cuphead. Come lo stai trovando, Cuphead, Tiziano? Allora, di là, quindi, si va al rifugio. Qui c'è della roba. Chiuso a chiave. Che brutto posto. Che postaccio. Buongiorno. Non poteva aprirmi sta porta prima? Sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Carne di chi? Sean. Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? You make no distinction between the living and the skulls, do you? We are God's children, Dr. Reed. One of all, and he's determined to save us. Does this place belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation. Dawson's. The wealthiest Dawson. Have they a clue as to what goes on here? Quelli Dawson Creek. Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself.
Sono arrivato a tardi, ma ci sono le razze di vampiri come in Masquerade, o ci sono i vampiri umani e Skull che sono in pratica i ghoul della Masquerade e cose così. Ci sono le vampiri umani Skull, in realtà ci sono Econ, umani Skull, i Vulkod e probabilmente qualcos'altro. Non ci sono clan come in Masquerade, per ora almeno da quello che sappiamo. So you have the run of the place and no one's taken notice. As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. What will be the result if you continue to assist both Skulls and the living? For the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. What's to change? Sono uno Skull. Don't you see the danger to anyone giving you their trust? We are all sinners, awaiting salvation. E soprattutto si mette un cerotto. I am a seeker of his glorious light. You're forgetting the epidemic. Things can go south very quickly. I've seen it. Oh, these are terrible times. Only those pure of heart shall prevail. Non è proprio così, ma va bene lo stesso. Miss Jones has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. Precisely the reason I brought her here, to meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Riscattate i giochi gratis con Twitch Prime. Io non ho mai potuto sopportare Vampire Masquerade, posso dirlo. Who is this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city. Aveva un conflitto interno tra le storie che voleva raccontare e il regolamento col quale si giocava. Secondo me. Possessed by her hatred, you cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own creed, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Skulls, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. Lei si cibi di cadaveri. I haven't the luxury of being able to satisfy my hunger on staunch blood. Lifeless flesh. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Vabbè. Take, eat. This is my body. Le GDR Trouble Zilch. Risparmia, invidio la pace che ha trovato. Trasforma, sacrifica 500 esp nel processo. Guarirai grazie al mio sangue. Abbraccia, non mi fido di te. Possiamo guarirlo? Possiamo guarirlo. Chissà se lo guariamo, però non lo guardiamo verso l'umano, lo guariamo verso il vampiro. E verso il vampiro chissà cosa fa. Ammetto che sono curioso di trasformarlo. Però secondo me se lo trasformiamo in Econ, non lo trasformiamo in umano.
Un vampiro che sa controllarsi, magari. E magari è il problema. Gli scald non sono molto stabili. I vampiri sembrerebbe di più. L'altra volta il tuo istinto ci aveva preso, quindi mi fiderei di quello. Ma sicuramente non lo abbraccio. Le scelte sono sopra, cioè, è un povero Cristo. Decidi il tuo allineamento. Non penso che la vita eterna sia una cosa da donare a gente a caso. Almeno la cena prima l'abbiamo fatta col cadavere dei cosi. Skin gratis lol 69, benvenuto. Vogliamo vedere cosa succede? Io mi dico solo cosa succede se lo risparmi, che io quello ho fatto, dopo me lo dirai. Se scelgo l'altra strada, my discoveries, vampire blood would enhance your metabolism, perhaps even heal you. If what old Bridget says is true, I'll give you some of mine. I'd rather not. It would be extremely awkward. You have no choice, Sean. It's the only way to protect your chapel, those still amongst the living. No, Dr. Reed. God made me this way. Who am I to disobey his will? You believe that God's plan was for you to be abandoned at birth? The Lord works in mysterious ways. I can't imagine God intended for you to be molested by a priest in an orphanage. Drink, friend. No. I said kneel and drink. Now. Drink. Mi dica. Va come si attacca la bottiglia, esatto. Sta a posto. La situazione è salita, assolutamente sì. Sì, Ildar, adesso dimmi cosa succede. Che cazzo è che urla? Another corpse thrown in the streets. Ecco. Someone's playing a very sick game. Non mi fai tempo uscire dall'edificio. I know this brooch. This is my mother's. Birthday gift from father. La spilla di mia madre. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there. Già che ci siamo, signorina. Si becchi i suoi soldi. No, no, fai pure il Dart, spoiler. Yes, here it is. They thought they could finance their activities with it. I never thought a man like you would be kind enough to. I misjudged you. Ah, a posto. I'm well. Thank you. Non ci preoccupi. Will you give the money back to your comrades then? Fuck those bastards who fired me. I'll give the money to Miss Gillingham. Her son Jack was a friend of mine. He was killed recently. Va bene. Signora Gillingham.
neighborhood. A sign that the situation is now out of control. Why is that? There has always been tension between the Wet Boot Boys and members of the trade union. But a murder? That's a first. Ma non è stato. Who killed him? No one will ever know. One thing is certain. While Jack was alive, I had one less reason to drink. La capisco. Why does that upset you so much? I wish I had found the time and words to tell him how important he was to me before it was too late. Another failure for Giselle Paxton. Eh signora, succede. Did you see what just happened? No, I didn't. And I don't care. Really? Why is that? Because this sexist pig is one of the four men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me. Ok. Sul primo quando poi torna nel quartiere trovi che aveva perso il controllo ed era diventato uno scal selvaggio, il metro organizzato a sacrifici umani, orge cannibalistiche, roba simile. Ah beh, perfetto. Well, I'll leave you for now. Grazie, la Paxton. Mi scusi, lei ha visto qualcosa, già che c'è. Salve, signore, lei è una che c'è, almeno mi sorride. Did you see what happened? No. Ciao, For Duke. Back to the shelter from work, when I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing at all? No, I told you, just that awful woman's scream. A woman's scream? Quello di una donna. Of course, it was terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Goodbye, Miss Paxton. Ci stavo tu, pensato fosse un vampiro, pirla. Good evening, Mr. Throck. Dr. Reed. Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown. È stato buttato giù da un tetto con un pezzo di legno. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Who could have done that? Chi l'ha buttato giù dal tetto? A vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Ma no, si figuri. Why? Ma se è caduto un tetto, è caduto da questo tetto. Se è caduto da un tetto, non può essere caduto da un altro tetto, è caduto da questo tetto. Ma non mi sembra caduto da questo tetto. Chissà dove cazzo è arrivato sto qua. Tutto a posto lei nel frattempo, è ancora là inginocchiato a minchia, sì. Questo qua è il suo spuntino, vedete? Magnava i preti. Le due sole invece diventano disperse, due mini boss in giro nel quartiere, una come cacciatrice di vampiri e l'altra come uno scal speciale. Ma pensa. Le due sorelle mini boss sarebbe stato divertente, ammetto. Ammetto che le due sorelle mini boss. Mi avrebbero divertito. Allora, in teoria tutto questo è in questa direzione qua, mentre a Southwark abbiamo della roba da fare, giusto? Quindi andiamo giù di qua, andiamo a vedere cosa, che missione abbiamo. Abbiamo i Grave Diggers, che sono qua sotto, esatto. Poi abbiamo la zona dove è scoppiata la bomba, che era là sotto, e parla con l'uomo nascosto nelle fogne, che invece dov'è? Nelle fogne.
Quindi devo tornare nelle fogne, giusto? Per trovare l'uomo nascosto nelle fogne. Devo solo ricordarmi dove si entrava nelle fogne, ma si entrava di qua. In fondo di qua si entrava. Qui sono mai andato. Sì. Sono sferato, un buonasera. Allora, se io procedo di qua, dovrei arrivare al porto di nuovo, giusto? Esatto, vedi? E il porto suppongo che sia nel posto giusto. A meno che non ci sia un'altra entrata di qua, là c'è un signore. Qua c'è l'ingresso delle fogne. Qua c'è un signore, dicevo. Dicevamo che noi siamo qua. Il tizio è nascosto nelle fogne, è nascosto nelle fogne. Non è che c'è un'alternativa. Che bello, trovo un sacco di persone al canale di Paolo che conosco. Vedi che bello. Allora, fogne. Buongiorno, signore Fogne. Qua si scende. Qua ci sono degli scellini. Questa porta qua non l'abbiamo ancora aperta. Chissà come ci si va in questa porta qua. Di qua non c'erano altri passaggi se non da là sotto. Potevo andare solo qua. Di qua potevo girare solo di qua. Qua potevo passare solo di qua. Qui ci sono sempre tutti i cosi. Qua siamo tornati di qui. Guardi, sicuri. E se mangi al topo. Ciao al Dart. Ciao Firvon, ben arrivato. Lo stato quartiere ti dice quanto è grave la situazione del quartiere in funzione di quanta gente sta morendo dell'epidemia e di quanta gente hai ucciso anche tu. Ci sono varie cose che puoi fare e di qua posso andare adesso che prima mi sono buttato giù. Varie cose che puoi fare per migliorare lo stato del quartiere. E però non serve un cazzo andare qua. Cioè, bella la vita. Ah, però aspetta un momento. A questo punto quella porta là non porta più nessuna cazzo di parte. E questa di qua è ancora chiusa? Sì. Qui mi stai dicendo vai di qua perché non avevo altre strade. In teoria tu hai chiuso il passaggio verso tutta la gente. Ah giusto, io sono andato su di là. Iniziamo ad andare giù di qua perché su di là siamo già andati. Fin qua siamo già arrivati. Io scendo ancora di più, mi infilo di più nelle fogne.
e arrivo qui. E qua è lo stesso posto, solo vado un'altra strada. E sono tornato agli Skull. Non vi faccio niente, ragazzi, tranquilli, a posto. Rilassatevi. Questo non mi vuole qua. Poi, quassù non siamo mai stati. La mensa. Vabbè, non volevo fare questo, ma bene lo stesso. Ma io sono nel posto giusto, più o meno, sì. Ah, qua c'è anche un nascondiglio. Dove c'è una mazza comune. Posso rifornire tutto, va bene. E posso fare cose da analizzare. Campione di sangue robusto. Aha. Aha. E qua siamo sempre senza cose. Allora, la nuova mazza, bastone spinato, mazza comune però due mani. Quindi non me ne frega un fico secco. Cioè, bello averla, ma pure un po' sti cazzi. Non ho capito, signore, che si nasconde nelle foglie, si è nascosto bene, perché non l'ho mica trovato.